Anticipazioni Beautiful. Trama puntate, dal 12 al 18 settembre 2022. Paris si trasferisce da Steffi. Lunedì, 12 settembre 2022. Liam e Hope sono felicissimi di essere ritornati a casa e si godono i loro bambini. Lo Spencer, però, è profondamente rammaricato per il tradimento di Justin. Zende, intanto, in ufficio tranquillizza Paris sui suoi dubbi circa ciò che c'è stato con Zoe. Il ragazzo spiega che è stata solo un'attrazione, non un sentimento vero e proprio. Quindi la bacia e le sussurra, ti amo. Wyatt raggiunge con gioia il padre in ufficio e lo trova con Katie. Poco dopo, ecco sopraggiungere Thomas che si vede costretto a riferire a Bill non solo la storia del video di Vinny, ma anche come Justin stava pianificando di tenere gli Spencer rinchiusi in modo da appropriarsi della Spencer. Barber arriva e prova a scusarsi in tutti i modi possibili. Bill va in escandescenza e lo caccia dal suo ufficio. Quando l'uomo va via, il magnate esplode in un pianto disperato. Martedì, 13 settembre 2022. Steffi, Thomas, Brooke e Ridge parlano del tradimento di Quinn con Carter. Tutti ripetono all'unisono che l'avvocato è stato soltanto manipolato e che merita una seconda possibilità. Dopo un po', quando Ridge resta solo, Justin telefona. Lo implora di non chiamare la polizia per aver sequestrato Thomas e di ascoltarlo. Bill confida a Katie che non credeva che il suo braccio destro fosse una persona così spregevole. E si augura che Ridge gli faccia pagare a caro prezzo ciò che è stato in grado di fare a Thomas. Quinn, intanto, passa a trovare Carter nel suo loft. Gli fa sapere non solo di essere stata cacciata da Villa Forrester, ma anche di aver perso il lavoro. Eric le ha concesso una possibilità dopo l'altra, e non ha fatto altro che sprecarle tutte. Ad un tratto, i due si ritrovano vicinissimi. E la passione prende il sopravvento. Mercoledì, 14 settembre 2022. Mentre Steffi e Finn coccolano il piccolo Ace e progettano le loro nozze, Wyatt e Katie cercano di far ragionare Billy in modo da concedere un'ultima chance a Justin. Lo Spencer, però, si infuria. Intanto, alla Forrester Creations, Ridge e Thomas sono con Barber, intenti a valutare la sua proposta, volta a prendere il sopravvento sull'editore. Ridge non crede che passare sopra quello che ha fatto a suo figlio sia la cosa migliore, quindi prende in mano la cornetta per chiamare la polizia, ma è Thomas a fermarlo, mentre Barber gli porge lo spadino degli Spencer. Rimasto solo, Ridge osserva quella collana ed i suoi pensieri si perdono. Ad interromperlo è Eric, passato per parlare del divorzio da Quinn che avverrà grazie a Carter, scelto come avvocato divorzista. Nel frattempo, la Fuller e il Walton cedono di nuovo alla passione. Giovedì, 15 settembre 2022. Finn, a Malibu, non vuole perdere altro tempo e chiede Steffi di diventare sua moglie. Lei, però, lo blocca, affermando di voler organizzare una grande cerimonia, in modo da conoscere anche i suoi genitori. Ellen, una fotografa di fama mondiale, immortala Brooke come nuova immagine della Forrester Creations insieme a Ridge. Quando più tardi esce l'articolo, lo stilista non è contento di leggere che la Logan è stata definita CEO, in quanto il titolo appartiene a lui e alla figlia Steffi, co-amministratrice delegata. Intanto, Quinn prende sempre più consapevolezza di non riuscire a stare lontana da Carter. Prova a rivestirsi ed a dargli un ultimo bacio, ma il Walton la abbraccia e la trattiene forte tra le sue braccia. Brooke chiede a Ridge di non allarmarsi, non intende rubare la poltrona a Steffi. Lui, però, appare scosso e turbato. Venerdì, 16 settembre 2022. Eric videochiama Carter e si rende conto che è in dolce compagnia. Quindi riaggancia perplesso. Brooke, lì presente, comincia a fare delle insinuazioni su Quinn in quanto spiega al patriarca e a Ridge di aver intravisto un vestito femminile riconducibile alla donna. Paris fa visita a Steffi e Finn per affrontare l'argomento della fondazione. La ragazza osserva con tenerezza il piccolo Ace e commenta quanto sia diventato bello. Il discorso si sposta poi sull'attività benefica dell'associazione. Steffi riflette sulla sua passata dipendenza, mentre Finn offre il suo contributo sulla questione. Paris convince il dottore ad aiutarla e lui resta sempre più sbalordito dalla sua bravura, concordando con Steffi sull'ottimo acquisto che hanno fatto assumendola. Conclusi gli affari, Ace inizia a piangere. Paris lo calma.
sabato, 17 settembre 2022. Carter loda Quinn, affermando di trovarla una donna straordinaria dentro e fuori. Lei è commossa ma, nel contempo, ritiene che questa loro connessione stia diventando troppo pericolosa. Vorrebbe solo godersi il momento, ma sa di non aver portato altro che caos nella vita di lui. Non vuole che perda la stima dei Forrester. Paris resta a cenare con Steffi e Finn e non nasconde che vorrebbe tanto crearsi una famiglia. Quando i due scoprono che la ragazza, al momento, vive in un hotel, si scambiano un'occhiata di intesa e le chiedono se intende trasferirsi a casa loro. Lei accetta senza esitare. Brooke incolpa Quinn, rea di aver sedotto Carter. Poi, comincia a spettegolare sul misterioso vestito femminile, intravisto durante il video. Eric, ad un certo punto, si scalda ed afferma solo di voler divorziare il prima possibile. Domenica, 18 settembre 2022. Finn e Paris rientrano alla casa sulla spiaggia con gli effetti personali di lei. La Buckingham è grata per l'accoglienza e si rende disponibile per qualsiasi necessità, anche con i bambini. Steffi le ripete che è lì come ospite, in attesa di una sistemazione tutta propria. Quinn raggiunge Wyatt e Flo alla Spencer aggiornando entrambi sulla fine del suo matrimonio. Lui ne approfitta per indagare sulla sua situazione amorosa. Ridge ed Eric discutono sul futuro ruolo di Brooke in azienda, ma vengono interrotti da Carter. Si affronta l'argomento Quinn e della sua linea gioielli, ma Eric precisa che ha intenzione di chiuderla. Il Walton non è d'accordo, non possono perdere una collezione così redditizia. Rimasto solo, Carter chiama Quinn e la invita a casa sua con urgenza. Lei cerca di parlare in maniera criptica, ma Wyatt si accorge di tutto.